di avere ampi spazi ci ha permesso di poter studiare i flussi per gestire i pazienti sia interni e esterni che quelli che accedono al pronto soccorso. Come vedete, questo è il percorso dedicato al pronto soccorso, segnato per terra per le diverse diagnostiche a cui deve accedere il paziente del pronto soccorso. Prima la sala RX ecografica e poi alla sala TCRM. In questo modo il paziente del pronto soccorso non viene mai a contatto né con i pazienti esterni né con i pazienti interni. Questa è la sala TC che gestisce i pazienti provenienti dal pronto soccorso. Anche in questo caso abbiamo una macchina molto performante che ci permette di eseguire esami con una maggiore velocità, dando al paziente una minore dose e soprattutto anche minor contrasto, grazie alla capacità di questa tecnologia che utilizza anche l'intelligenza artificiale nella gestione dell'esame e della qualità delle immagini. Questa apparecchiatura con i software che ha in dotazione ci permette di eseguire tutte le tipologie di esami, soprattutto quello tempi dipendenti, molto più velocemente, ma soprattutto con i programmi di ricostruzione, dare le risposte adeguate per la gestione del paziente, ad esempio nel caso della stroke o nel caso del politrauma, un ATC che ci permette di avere dual energy, che ha in dotazione il software per la perfusione. Questa TC, per le caratteristiche che ha, perché ha un detettore da 16, è dual energy e ha la perfusione, ci permette di gestire il paziente velocemente, soprattutto per quello che riguarda le patologie tempo-dipendenti. In radiologia d'urgenza eroghiamo prevalentemente prestazioni per il pronto soccorso. In questo momento siamo nella sala RX del pronto soccorso. Come vedete, questa è un'attrezzatura unica nel suo genere perché permette di eseguire tutte le prestazioni radiografiche con il paziente posizionato sul tavolo. Questo grazie alla possibilità da parte dei due bracci robotici di poter eseguire tutte le proiezioni non muovendo mai il paziente. Questo ci permette di dare maggior conforto al paziente quando eseguiamo le diverse proiezioni per studiare i distretti che sono stati interessati dal trauma. Questa è unica nel suo genere perché oltre a poter eseguire tutte le proiezioni per le radiografie standard, permette anche, sfruttando la tecnologia TC con BIN, di eseguire le TC direttamente per gli arti superiori e gli arti inferiori nella sala radiologica. Questo ci permette di ridurre l'afflusso del paziente all'ATC del pronto soccorso e soprattutto ci permette di chiudere per alcuni tipi di trauma la parte diagnostica completamente nella sala radiologica. Infatti, in appena dai 15 agli 11 secondi, con delle rotazioni che esegue la macchina, è possibile avere l'ATC dell'arto interessato. Questo sia riducendo la dose rispetto a un TAC che abbiamo qui in dotazione e soprattutto i tempi di esecuzione dell'esame. Alcune tipologie di esame, proprio per i tipi di trauma, spesso sono impossibilitate da eseguire nell'ATC, perché il paziente, soprattutto nelle fratture complesse, non ha la possibilità di muovere l'arto. Questo tipo di tecnologia, invece, avendo una rotazione molto ampia, senza limiti, permette di studiare, ad esempio nel caso di fratture complesse del gomito, direttamente sul tavolo radiologico senza mai muovere il paziente. È un motivo di orgoglio l'utilizzo di questa macchina nel pronto soccorso perché siamo l'unica esperienza in Italia e anche credo in Europa ci siano pochi esempi di utilizzo di questa tecnologia nella gestione nel politrauma nell'ambito del flusso del paziente del pronto soccorso. È una tecnologia che abbiamo noi e per questo vengono da tutta Italia a visitare sia il sito, ma soprattutto a vedere come lavoriamo e come utilizziamo questa tecnologia nella gestione del paziente del post-trauma dal PS.
Lo sforzo che è stato fatto negli ultimi 2 anni è stato quello di utilizzare al meglio fondi sia regionali che europei, faccio esempio i fondi FERS, il PNRR, per ammodernare il parco tecnologico del Policlinico Riuniti. E questo ci ha permesso di modificare completamente, attraverso le nuove macchine, sia il flusso nella gestione dei pazienti che accedono al pronto soccorso. Questa è la sala d'attesa del pronto soccorso che vengono in verticale dal pronto soccorso, scendono nella sala e accedono alla sala RX della radiologia d'urgenza.